Oggi voglio parlarvi di diverse cose, non di una cosa sola. Qualche pagina di questo libro, L'occhio dell'Ottocento, la Kodak Retina 1A, e questa cassetta di legno, che ha a che fare con l'eclissi di sole che recentemente, cioè ieri, il 26 ottobre 1922, è stata visibile, eclissi parziale, in Italia. Questa cassetta, vi assicuro che ha avuto il suo ruolo. Allora, cominciamo con la Kodak Retina 1A. La Kodak Retina 1A è una economicissima macchina fotografica, non è Retina, scusate, la Retinette 1A, un'economicissima macchina fotografica prodotta dal 1963 a 1967, me lo sono scritto così, non mi dimentico. E era forse la Cenerentola delle Retinette, questa qua, veramente il modello più economico, perché ha solo quattro tempi di scatto, da un trentesimo a un duecentocinquantesimo. Ha un obiettivo in fondo abbastanza luminoso, un 50 mm Schneider Reomar, apertura massima 3,5, non ha telemetro, come tutte le retinette, scusate. Ma nonostante ciò che sia una macchina, una cenerentola di macchina fotografica, è in grado di fare bellissime fotografie. Quanto costa comprare un apparecchio del genere? Beh, io l'ho pagato 1,50 euro qualche tempo fa. C'era un tizio che la vendeva per strada, ma era tutta sporca e poi muovendola sentivo dei rumori che venivano da questa calotta qua sopra. Alla fine quella ha detto: ma non se la vuole prendere, volete votare di prendere, spendere 1,50 euro per una macchina anche se è tutta ma. Come faceva a dire di no? Del resto, se volessi comprarla, questa, si parte da 15 euro. Quindi poi in migliori condizioni rispetto a quella che ho preso io, cioè rispetto a questa qua. Quindi era in fondo economica quando è stata messa in commercio, rimane una macchina molto economica anche adesso, ma il fatto che sia economica non vuol dire che sia un cattivo apparecchio fotografico. Sì, è vero, è limitato, c'ha solo quattro tempi di scatto, ma fa il suo dovere e il suo dovere lo fa anche bene. Il problema che aveva, che sentivi il rumore muovendo la macchina, è del vetrino che stava qua, che praticamente se ne andava camminando all'interno della calotta superiore della macchina fotografica. L'ho tolta questa calotta, il vetrino è uscito e si è rotto. Vabbè, pazienza. Quindi non ci ho messo il vetrino, vedete? Il vetrino non c'è. Nonostante ciò, la macchina fotografica ha un mirino molto bello e con un bel ingrandimento, fra le altre cose. Rispetto alle vecchie retinette, che avevano un mirino che era uno spioncino di una porta, questa qua dà una bella visione del campo inquadrato, veramente una bella visione del campo inquadrato. Altra particolarità, pare una sciocchezza, è questo piedino che sta qua sotto. Questo piedino che sta qua sotto permette alla macchina di rimanere dritta su un piano. Vedete, non si piega in avanti, non si inclina in avanti. E diciamo la verità, è una bella pensata questa, è una bella pensata. Per il resto la macchina funziona in maniera tradizionale. Oh, un po' misterioso è l'apertura, un po' misteriosa è l'apertura del dorso della macchina fotografica. Infatti bisogna premere questo pulsantino e si accede all'interno della macchina fotografica. Qua va il caricatore, qua va la pellicola, si chiude e col solito sistema della leva di carica sta nel fondello, si scattano le fotografie. Il contafotogrammi, come tutte le retine, la retinette va all'indietro e non va in avanti, però non c'è quel sistema demenziale che, arrivato poi al numero 1, si blocca e bisogna azionare un meccanismo per farlo tornare, per sbloccare la macchina. Fortunatamente, il fatto che la macchina fosse economica ha consigliato la Kodak e i tedeschi che la costruivano a non replicare una sciocchezza di quel tipo, che proprio è la cosa peggiore delle retinette. Forse l'unica cosa che non va delle retinette è delle retina che avevano questo sistema. Come vi ho detto, la macchina fotografica è estremamente semplice, essenziale ed è molto molto economica. Come le ha fatte le fotografie? Faccio una premessa: la macchina è anche molto sporca e l'obiettivo era abbastanza appannato, l'ho dovuto smontare e ripulire. L'ho ripulito, l'ho rimontato. Non sono arrivato al 100% delle condizioni originali perché c'erano dei piccoli veli all'interno delle lenti, ma diciamo a un 90%, 85% delle condizioni originali. Quindi un obiettivo in perfette condizioni vi darà risultati ancora migliori di questo.
Questa macchina mi piace molto perché, vedete, è una macchina come questa che fa la vera storia della fotografia. Perché, vedete, la vera storia della fotografia è stata fatta evidentemente da chi l'ha inventata, da chi l'ha diffusa, ma è stata fatta soprattutto da apparecchi economici come questo, che hanno fatto diventare la fotografia un fatto di massa. Se lo era prima, adesso lo è un milione di volte di più, visto che tutti con gli smartphone fanno fotografie. Evidentemente. Quindi onore al merito a queste macchine fotografiche. Sono queste che hanno fatto la fotografia quello che è anche oggi, cioè il fatto che con somme non rilevanti si potesse acquistare una macchina fotografica e si potessero fare anche delle fotografie discrete o anche buone come questa. Quindi a me piacciono molto queste Cenerentole, queste macchine fotografiche dei poveri, perché la fotografia non è mai stato un fatto di persone ricche che si possono permettere magari di acquistare l'ultima Leica pellicola che è stata prodotta, la M6 anzi riprodotta a 5.000 e passa euro e altri 10.000 euro di ottica. No, non sono quelli che hanno fatto grande la fotografia, sono stati questi. Questi che hanno permesso una diffusione capillare per tutti. Perché poi vedete, quando qualcuno che evidentemente non poteva spendere, ripartendoci a oggi, 15.000 euro per una macchina fotografica più gli obiettivi, ma magari alla prima comunione aveva avuto una macchina del genere e questo era un signor regalo, poi appassionandosi ha cominciato a diventare un esperto di fotografia, un amatore, magari un professionista. Sono partiti da questo. Non è che uno alla prima comunione, a meno che non parliamo di gente ricchissima, regala al bambino o alla bambina un'apparecchiatura fotografica di 15.000 euro. Sono sicuro che molti di quelli che mi stanno ascoltando, che hanno la mia età giù di lì, avranno iniziato a fotografare con un apparecchietto di questo tipo ancora minore a questo qua. E adesso sono e sono stati appassionati di fotografia. Alcuni, molti sono diventati anche professionisti. Perciò mi piacciono queste macchine qua, per questo motivo qua. E vedete, non è una cosa che è iniziata negli anni 60, è stato sempre così. E qua c'entra questo libro, un bel libro, L'occhio dell'Ottocento, che su internet trovate 5-6 euro, spedizione compresa sostanzialmente, che parla di tante cose relativamente al periodo più importante della fotografia, che è stato l'Ottocento. Vedete, qua si parla di un certo signore, George Eastman. Questo signore qua che vedete qui, ma che vedete anche qui praticamente, è quello che sostanzialmente ha fondato la Kodak. Lui ebbe l'idea di fare un apparecchio, una box camera, una scatola con una pellicola dentro, che chiamò Box Brownie, che vuol dire sostanzialmente folletto, folletto buono. Questa macchina costava molto poco e lui coniò lo slogan: voi scattate il pulsante, voi premete il pulsante e noi faremo il resto. E qual era questo resto? Questa macchinetta, questa macchina, questo combo, sostanzialmente aveva un apparecchio già precaricato con 100 fotografie disponibili. Quando l'utente aveva scattato le 100 fotografie, restituiva la macchina al negoziante. Il negoziante la mandava alla Kodak. La Kodak che faceva? Sviluppava le 100 fotografie, le stampava e restituiva la macchina più le fotografie al proprietario, ma la macchina era stata di nuovo caricata con 100 nuove fotografie. E là c'è stata l'esplosione vera della fotografia. Vediamo che dice questo libro in proposito. Le macchine fotografiche economiche divennero presto un bisogno sentito. A partire dal 1900, George Eastman cominciò a vendere 100.000 box Brownie all'anno. 100.000, molto più delle digitali che si vendono adesso, di certe digitali. Su 300.000 visitatori dell'Esposizione Universale di Parigi nel 1900, circa 51.000 possedevano una macchina fotografica. Nel 1902 il Daily Mail commentò: la domanda per le macchine fotografiche da istantanee sta battendo quest'anno ogni record. Vedete, è qui che c'è stata l'esplosione della fotografia, grazie a questi apparecchietti. E infatti, questo capitolo si chiude con questa ragazzina. È una fotografia del 1901 che ha in mano proprio una Box Brownie di George Eastman. Vedete la bambina con la macchina fotografica in mano che scatta la fotografia.
non costava 15.000 euro questa. Probabilmente rispetto a oggi costerebbe 50 euro, 60 euro. Quindi possiamo anche un po' avvicinarla a una macchina del genere. Ora noi non sappiamo chi è questa bambina con questa box camera in mano, ma può darsi che questa sia diventata una grande appassionata di fotografia, una grande fotografa, grazie a una cosa di questo tipo. Ciò spiega ancora una volta come mai io tengo in grande considerazione le macchine fotografiche economiche come questa. Bene, quindi non mi resta altro che farvi vedere le fotografie scattate con questa macchina fotografica, un solo rammarico da parte mia. L'obiettivo è stato ripulito, ha raggiunto l'85-90% della sua capacità, ma non il 100%. E questo mi è dispiaciuto perché non lo sapevo, ma qualche giorno fa, di ottobre, a Napoli c'è stato il raduno degli alpini, perché sono 150 anni che è stato fondato il Corpo degli Alpini e il corpo, il decreto che ha fatto nascere il Corpo degli Alpini è stato firmato a Napoli da Vittorio Emanuele, se non sbaglio Vittorio Emanuele III. E quindi gli alpini sono nati a Napoli, perché qui è stato firmato, pensate un po', l'atto di nascita di questo glorioso corpo, italiano. E c'è stata la grande manifestazione a Via Caracciolo, la sfilata, tutta questa cosa qua. Scusate, a Piazza Plebiscita, a Via Caracciolo hanno allestito una serie di tende dove si tenevano una serie di manifestazioni, il Ponte Tibetano per i bambini, la storia degli alpini, le cartoline, le ho prese tutte ovviamente, eccetera, eccetera. E là mi sono mangiato le mani per una fotografia che non ho potuto fare al meglio, perché vedete, quando hanno fatto la parata a Piazza Plebiscito sono passate sulla piazza le frecce tricolori. Poi hanno costeggiato, ma non vicinissimo, il lungomare per tornare indietro e fare un altro passaggio. E là c'era un alpino che scattava con lo smartphone le fotografie alle frecce tricolori, bello con la penna e tutto. E io mi sono abbassato perché ero in controluce per avere la silhouette, aspettando che gli aerei si avvicinassero. E quando erano abbastanza vicini, non sono stati vicinissimi, in verità, ho scattato la fotografia. Bello, no? L'alpino con la penna in controluce e la pattuglia acrobatica italiana. Purtroppo, però, sia perché la giornata c'era parecchia foschia, sia perché gli aerei non erano poi tanto vicini, sia perché l'obiettivo non sta al 100% delle sue possibilità, l'alpino è venuto bene, ma gli aerei no, sostanzialmente. Sono dei puntini che non si riescono a distinguere. Oddio, a tutto c'è rimedio. Basta chiedere all'alpino in questione di tornare a Via Caracciolo più o meno alla stessa ora e alle frecce di tricolori di fare un altro passaggio, però più vicino a Via Caracciolo. Vabbè, pazienza, non si può avere tutto dalla vita. Ma per il resto non posso dire che siano venute delle brutte fotografie, come potete vedere con i vostri occhi. E parliamo di una macchina che pagate 15 euro. Ancora un'altra cosa che pure ha a che fare con l'attualità e riguarda questa cassetta di cui un giorno vi parlerò più approfonditamente. Oggi dovrebbe essere 27 ottobre 2022, no, 26 ottobre 2022. Bene, ieri, 25 ottobre 2022, c'è stata un'eclissi parziale di sole che ha oscurato in piccola parte il sole sull'Italia. Però verso le 11 del mattino questa è stata ben visibile. Io lo sapevo, ma non mi ero concentrato sulla cosa. Poi mi sono affacciato al balcone e ho visto, ma c'è l'eclisse. Sono riuscito a distinguere una situazione particolare, ma non avevo come fare una fotografia come si deve all'eclissi. Cosa ho fatto? Ho preso questa macchina fotografica che mi sta facendo le riprese, c'è cioè la Lumix, ci ho montato l'adattatore per l'M42. E ci ho montato sopra questo qua, ecco il contenuto della cassetta, eccolo qua, vedete? È un MTO, il modello più grande, 500 mm a specchio F8, con i suoi bravi filtri, l'UV, il giallo, il rosso e il verde. Ho montato il tutto e sono andato alla caccia delle eclissi. Purtroppo però la luminosità era tanta
pur impostando il tempo di scatto più rapido possibile, un 12 millesimo di secondo, la macchina fotografica mi dava sempre le fotografie sovraesposte. Quindi ho montato davanti all'MTO tutti e tre i filtri per il bianco e nero, cioè praticamente il giallo, il rosso e il verde. Dove sta? Eccolo qua. In modo per avere una maggiore diminuzione di luminosità possibile. E ho scattato una serie di fotografie, addirittura un video all'eclissi. Ora, dopo questo video, vi farò vedere le fotografie della Kodak Retinette 1A, ma vi farò vedere anche due fotografie fatte con questo obiettivo montato sulla Lumix. E direi che, nonostante che abbia usato i tre filtri per cercare di diminuire al massimo la luminosità, credo che il risultato sia più che soddisfacente. Poi però vi farò una prova di questo obiettivo come si deve, sia sul digitale sia sull'analogico. Bene. Non mi resta altro che farvi vedere le fotografie e niente, con questo, con la cassetta, vi saluto.